mediato per una coppia di Eurofighter, venivano in servizio per appunto la difesa dello spazio aereo. In questi casi, nell'arco di pochissimi minuti, salgono sul velivolo, mettono in moto e decollano. Del velivolo era il nostro nostra scorta, quindi quando siamo in ala con un aeroplano civile dobbiamo fare attenzione. In particolare oggi l'aeroplano non ubbidiva ai nostri ordini e quindi si muoveva senza che noi ne fossimo a conoscenza, quantomeno non con, sotto la nostra volontà, quindi dovevamo fare attenzione appunto che non ci fossero collisioni in volo o cose di questo genere. C'è stato il caso di un velivolo dirottato che è stato fatto atterrare a Brindisi, proveniva dalla Grecia, e c'era un dirottatore che aveva avanzato delle richieste di conferire col Papa, e in quel caso siamo appunto intervenuti forzando l'atterraggio del velivolo stesso sull'aeroporto di Brindisi. Un altro caso che ricordo è quello di un velivolo in partenza da Lamezia Terme, aveva destinazione Orio al Serio, quindi una tratta nazionale. Era stata in quel caso segnalata la presenza di un possibile ordigno a bordo, e anche in queste occasioni noi siamo deputati a intervenire, e così come è successo in quel caso abbiamo scortato il velivolo fino all'atterraggio. Quando siamo chiamati a intercettare un velivolo abbiamo una serie di procedure ben precise e definite con cui raggiungiamo il velivolo. Siamo in grado di comunicare con lui inizialmente via radio, se questo non dovesse funzionare anche tramite segnali prestabiliti a livello di manovre, di volo e di segnali visivi con il pilota. Queste sono procedure internazionali stabilite e conosciute da tutti i piloti di linea in tutto il mondo, che sanno che in un caso del genere certi segnali da parte del velivolo intercettore hanno un significato a cui loro devono reagire. Qualora non vi fosse la collaborazione immediata di questo velivolo, c'è una serie di procedure aggiuntive che vengono implementate, che il pilota poi mette in atto per cercare di convincere il velivolo stesso a collaborare. Ovviamente essere intercettati comunque da un caccia della difesa aerea armato di solito è già un deterrente che funziona. I piloti vivono per 24 ore all'interno di questa palazzina, dormono in camerette nelle immediate vicinanze, proprio per essere a pochi passi dai velivoli in caso ci fosse bisogno.